Sei un proprietario di un immobile che sta provando da solo a vendere il proprio appartamento, il proprio negozio e ti è arrivata la proposta di acquisto da parte di un acquirente che vuole condizionarla però al buon esito del mutuo? Guarda questo video e ti spiegherò a cosa fare molta attenzione. Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista che svolge la propria attività a Roma da oltre 20 anni e in questi tanti anni di attività mi è capitato sempre più spesso che un acquirente che stia cercando un determinato immobile da comprare si renda conto dell'esigenza di prendere un mutuo e quindi della conseguente esigenza di conoscere bene quali siano le condizioni per ottenere quel mutuo, quindi di quale durata massima, di quale importo massimo e a quali condizioni, se tasso variabile, tasso fisso, riesce a prenderlo, solo dopo che ha individuato l'immobile. Quindi cosa succede? Inizia tutta una trafila, comincia a vedere appartamenti, comincia ad andare a cercare l'immobile dei suoi sogni e quando lo ha trovato ovviamente lo vuole comprare, ma solo in quel momento si rende conto che non ha le informazioni, non ha, diciamo, più che altro la certezza che il mutuo gli venga dato. E quindi quello che è un suo problema personale, cioè l'assenza dei soldi pronti sul proprio conto corrente, che possono ovviamente essere sostituiti da soldi di una banca che poi ovviamente li concederà al momento dell'erogazione del mutuo, questo problema personale lui, l'acquirente, ha la pretesa di farlo diventare un problema del proprietario. Purtroppo tantissimi privati, tantissime anche agenzie hanno preso la cattiva abitudine di prendere una proposta di acquisto, quindi di firmarla per accettazione o di farla sottoporre all'accettazione dei proprietari, se parliamo di un agente immobiliare. E una volta che il proprietario ha accettato quell'offerta, gli effetti giuridici di questo contratto sono sospesi fin quando l'acquirente non ha la certezza di ottenere il mutuo, quindi fin quando la banca non manda il proprio perito, cioè un tecnico incaricato di verificare che l'immobile sia in regola da un punto di vista giuridico, urbanistico e catastale e soprattutto che abbia il valore in linea con quello che è l'offerta, quindi con il prezzo richiesto del proprietario e soprattutto fin quando la banca non eroga materialmente i soldi. Quindi molti acquirenti perdono tantissimo tempo, quando trovano l'immobile fanno solo in quel momento la verifica della ottenibilità del mutuo, che invece andrebbe fatta prima di iniziare a cercare la casa o il proprio negozio da comprare, e quindi succede che a quel punto, quando vogliono comprare, condizionano la proposta di acquisto al buon esito del mutuo. E molti proprietari accettano questa condizione, ma la accettano perché in quel momento c'è l'entusiasmo di pensare, dettato dal pensiero che hanno venduto l'immobile. Ma non è così, l'immobile non è venduto. Cioè, c'è una persona che sta dicendo: mi compro il tuo immobile soltanto se la banca mi dà il mutuo che io pretendo di avere, non avendo nessuna certezza che quella determinata quota di denaro possa essere effettivamente ottenuta o per cause imputabili all'acquirente, perché magari non ha i redditi adeguati a ottenere quella cifra, o perché magari l'immobile non vale quell'importo che lui vorrebbe prendere come finanziamento. Da questo punto di vista ti consiglio di fare tantissima attenzione perché di solito una proposta condizionata al mutuo ha una, diciamo, tempistica di attesa di almeno 2 mesi, ma poi questi 2 mesi spesso possono diventare 3 o 4 perché poi magari manca quel documento che la banca ti chiede e ti dicono magari: guarda, siamo pronti per arrivare alla conclusione dell'iter, però mi serve che quest'ulteriore documento me lo dai, e allora il proprietario magari spende dei soldi, si dà da fare per reperire quel documento. A un certo punto, in un bel momento, arriva invece la notizia che
che il mutuo non può essere concesso. E magari non può essere concesso per un motivo stupido, perché magari l'acquirente si è dimenticato di dire alla banca che lui aveva già un altro mutuo, oppure che aveva un finanziamento in corso, e quindi il suo netto della busta paga, del suo reddito da libero professionista, era fortemente diminuito, oppure si è dimenticato di dire che, non so, lui sì guadagna per esempio 1500 euro netti al mese, ma in realtà questi 1500 euro poi vengono defalcati perché è divorziato e quindi deve dare dei soldi per il mantenimento dell'ex coniuge o dei figli, e quindi il suo netto in busta paga, quello reale che percepisce, è molto molto inferiore. E quindi come si fa in questi casi? Beh, in questi casi noi della nostra LR Immobiliare abbiamo adottato da un po' di tempo, perché siamo veramente stufi di questo atteggiamento, soprattutto di molti istituti bancari che non assumono nessun tipo di impegno nei confronti dei propri clienti fino all'ultimo secondo. Quindi praticamente abbiamo deciso che le nostre proposte non sono mai condizionate all'erogazione di un mutuo, nel senso che noi facciamo fare una verifica reddituale da un nostro consulente di fiducia, che è esperto appunto di credito, di mutui, perché sia subito chiaro se quella determinata persona possa o meno prendere il mutuo, possa o meno prendere quell'entità di mutuo, e quindi prendiamo soltanto proposte che non siano condizionate al mutuo. Poi può succedere rarissimamente che prendiamo una proposta condizionata al mutuo, ma non facciamo come fanno in tanti, cioè non blocchiamo le visite o addirittura sospendiamo qualunque attività su quell'immobile pregando che quel mutuo venga concesso. Mettiamo a quel punto una clausola di tutela per il proprietario che preveda che da un lato appunto l'acquirente è informato che verranno continuate le visite all'immobile con altri potenziali acquirenti, ma soprattutto dall'altro lato che si preveda il fatto che qualora dovesse arrivare un altro acquirente, un terzo acquirente, che è pronto a comprare, quindi che non deve condizionare l'acquisto a un mutuo, in quel caso appunto il proprietario informa tramite l'agenzia l'acquirente, il primo acquirente che aveva condizionato la proposta al mutuo, informandolo di quello che sta succedendo, dandogli la possibilità di optare per l'acquisto, ma qualora lui non fosse ancora in grado di sciogliere la propria riserva, a quel punto il proprietario può sciogliere, ritirarsi praticamente dall'accordo sottoscritto con il primo cliente e procedere a vendere l'immobile a un altro cliente. Ora, quello che ho cercato di spiegare in questo video in termini molto molto semplici in realtà prevede una buona conoscenza del diritto, un'ottima preparazione da un punto di vista proprio della tecnica negoziale e soprattutto l'obbligo di essere assolutamente chiari con gli acquirenti e anche ovviamente con i proprietari fin da subito, perché altrimenti si rischia di cadere immediatamente in un contenzioso, perché purtroppo capita anche spesso che la persona che ha fatto la proposta per prima condizionata al mutuo, benché non abbia l'importo disponibile, abbia un po' quella presunzione di dire io sono arrivato per primo, la casa è mia, mi tocca a me di diritto. E io non condivido questa impostazione, ritengo che uno possa dire che la casa è la propria solo quando è in condizione di pagarla. Se effettivamente non è in condizione di pagarla perché deve essere finanziato da un mutuo, questa è una cosa assolutamente normale ed è legittimo che uno provi a tutelarsi perché appunto possa evitare che ci siano imprevisti con la banca, ma allo stesso modo non può scaricare la sua problematica della mancanza della totale quantità di soldi in quel momento sulla sfera privata del proprietario. Quindi questa modalità operativa che noi abbiamo trovato, suggerita e ovviamente anche avallata
dal nostro team di esperti avvocati dei quali ci avvaliamo, ci permette di concludere le trattative in maniera sicura, senza che nessuno rimanga scontento, perché ovviamente ci basiamo innanzitutto su una comunicazione ultra chiara che non possa lasciare adito a incomprensioni. Se questo video ti è piaciuto, metti il click sulla campanella, iscriviti al nostro canale YouTube perché tu possa essere informato dei prossimi video. Un saluto da Leonardo Raso. Ciao!